Carico a dirsi buongiorno, finalmente sono riuscito a partire, mi è quattro provare a partire. Ed eccoci, come promesso, continuiamo ad andare avanti con i nostri articoli tecnici. Magia, 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 Bombardier 400, passo corto, Outlander, un mito, il mio bambino, vai che bello, bello, primo quad, motocavalcata, mi scuso, Alta Valle dei Cavalieri. Come un bimbo, come un bimbo. Spettacolo, ostia, si è rotto. Vabbè, fa niente, dai. È il dolce, ce ne darà un altro. Al presidente del motoclub, mi scuso, che approfittiamo per ringraziare e salutare. Veramente sempre spettacolare, di una cordialità incredibile, lo Stefano Dolce. E il motoclub, mi scuso tutto. Comunque, signori, siamo qua. Come voi potete vedere, allora abbiamo una problematica di tutti i mezzi 4x4 trasmissione anteriore. Se riuscite bene, questa cuffietta è ancora integra, però se guardate bene nell'interno, eccoli, vedete queste crepettine qua? Ecco, queste che per il momento sono delle crepettine, in brevissimo tempo daranno luogo al taglio completo della cuffietta. 400, 500, 650, 800, tutto uguale, 1000. Tutto uguale, tutto lo stesso giunto macinetico, tutto lo stesso semiasse. Quindi quando il buon fiero vi dice: signori, ciappate un 400 perché è eterno, vuol dire che la stessa trasmissione che ha sotto il culo il 1000 ce n'è anche il 400, con la sola differenza che ha un solo cilindro del 25% sulla sua cubatura in meno rispetto a un solo cilindro nel 1000, quindi è un 400 cc. Tutti questi organi meccanici sono gli stessi, uguali, uguali. Quindi un 400 non li romperà mai, ma non arriverà mai neanche al punto dove l'organo meccanico inizia ad avere usura. Altra cosa invece per quanto riguarda le cuffiette, ovviamente le cuffiette gomma e si rovinano. Dall'altra parte abbiamo già provveduto allo smontaggio del tutto. Allora, cosa dovete fare per smontare? Si parte, si toglie questo cappellotto. Appare il dado, è un dado del 32, chiave del 32 da mezzo pollice, trapano, il nostro è un trapano un pusso de vatta, ma penso che vada bene qualsiasi cosa per evitare, state attenti. Togliete il cappellotto, togliete la spina, raddrizzate, togliete la spina. Svitate il dado e togliete il mozzo. Questo è il mozzo ruota. Guardate, dopo 11 anni al nostro mezzo, guardate il 1000 cave femmina dentro, è semplicemente perfetto. Guardate quello che abbiamo smontato, semplicemente perfetto. Cioè, è perfetto. Ma adesso, a parte il fatto che è andata via nera da qualche parte, è sinceramente perfetto. Quindi togliete questo. A questo punto vi rimangono, noi vi consigliamo, vedete questi qua, 1, 2 e 3, sono tre dadini, bulloni e dadi autobloccanti del 13, sempre con lo svitatore, prolunghina piccola del 13, chiave occhiello del 13, papà, li tirate giù tutti e 3, 1, 2 e 3, e lì l'ARMS inferiore si stacca dal MacPherson della sospensione. A questo punto tirate il MacPherson verso fuori e si sgancerà il semiasse, uscirà. A questo punto arriverete a vedere i cuscinetti, signori, 11 anni, cuscinetti perfetti, ma perfetti. Cioè, una roba pazzesca, solo un Bombardier, 11 anni a sto mezzo, i cuscinetti sono perfetti dopo 11 anni. E ovviamente la guida del ferro. Ovviamente dovete togliere le due viti a brugola che sganciano le pastiglie. Noi abbiamo anche smontato il disco. Sono quattro bulloni. Togliete il disco, con via le pastiglie il disco riesce ad uscire. A questo punto togliete il disco dall'esterno, verso l'esterno, e poi tirate in fuori il dado
semiasse. Tirando fuori il semiasse, la clippa, vedete una clippa espansione, molla e il vostro semiasse esce. A questo punto vi trovate, come potete vedere qua, a questa situazione. Spero che lo vediate bene. Comunque, nei bombardier, essendo mezzi del bombardier, non della Canama e non fatti in Messico, c'è una circlip, che spero riusciate a vedere, è interna, e questa la dovete aprire. Eccola lì. Quella lì è una circlip. Vedete? Nei mezzi Canama fatti in Messico questa non la trovate. Sono delle clip a compressione. Questa invece è proprio una circlip che dovete per forza aprire. Per aprirla prendete una pinza Sager ad aprire, in questo caso una Beta, forse un po' troppo grande. Andate a modificare i beccucci, prima li unite e poi con la fresa li passate in modo da renderli molto vicini. Mettete all'interno, aprite bloccando il semiasse in morsa. Come aprite bene, plup, tutto il giunto mucinetico si stacca. Come si stacca il giunto mucinetico, voi siete nelle condizioni di portargliela a togliere la cuffia inclinata. E per quanto riguarda il prodotto di serie, signori, sta cuffietta qui ci avevano 11 anni, mai cambiate. Queste sono le fascette originali, guardate qua, che aveva sul mezzo. Quindi la cuffietta è durata 14.000-15.000 km, 11 anni di vita, ed è giunto il punto di cambiarla. Come vi avevamo fatto vedere, anche l'altra cuffietta è esattamente nella stessa situazione, per cui provvederemo alla sostituzione anche di quell'altra. Comunque fate in questo modo e potete mettere cuffietta nuova o una cuffietta, come si chiamano, quelle che vanno bene per tutto, che dovete provvedere a tagliare almeno della prima parte. Oppure, se seguite il nostro esempio, signori, cuffietta in silicone made in USA. Cioè, se quella di serie, che era di gomma, le durerà da Vin Design, che sta qui in silicone, la gara durerà almeno 20 di... Speriamo, poi la monitoreremo e vedremo come funziona. Comunque, questa è una cuffietta in silicone spettacolare, ragazzi, questa cuffietta in silicone qua è spettacolare. Comunque, se... Beh, poi sarà. Ma a me sembra tutto silicone, viene data come silicone, però potrebbe anche essere gomma silicone. Comunque è veramente spettacolare. Se la desiderate, la potete acquistare ovviamente tramite la nostra squadra corse. Questa cuffiatina qui, che è veramente uno spettacolo della natura. Ve la mandiamo con il grasso, bisolfuro di molibdeno e due fascettine belle nuove. Ovviamente, sono fascette che possono prendere tutte le misure che desiderate, da utilizzare per legare la cuffietta sul semiasse. Quindi, una volta tolta la cuffia vecchia, inserirete la cuffia nuova. Prima di inserire la cuffia nuova, metterete la fascetta avanti. Inserite la cuffia nuova, mettete la fascetta dietro, addietro, cioè le due fascette. Una volta inserita, messo tutto qua, con il semiasse bloccato in questo modo qua, reinserite questo, mettendo il grasso all'interno, un po' di grasso anche all'interno di questo prodotto, in modo da riempirlo di grasso, cioè giunto a mucinetto deve essere pieno di grasso, e poi il restante grasso lo mettete all'interno della cuffia. Questo lo potete fare dopo. A questo punto, con la circlip la posizionate, la circlip si allargherà e plum, il semiasse calzerà. A questo punto riprendete il tutto e lo andrete a rimontare. Rimontate il semiasse, tutum. Rimettete il disco sugli agganci del semiasse se si tratta di un outlander, rimettete le pastiglie bloccate con le due brugole, tum tum, riposizionate il gambale del MacPherson all'esterno, ricordatevi di mettere del grasso meccanico qua dentro, devono girare pieni di grasso i cuscinetti, tanto ci sono i parogli dentro e fuori, ricollegate la piastra con i tre bulloni e i dadi del 13, riattaccate il mozzo ruota esterno, sempre ricordandovi di mettere grasso eccetera, mettete la rondella, il dado, scusate, la rondella, il dado, c'è una chiave del 32,
Questa la potete cambiare, ma potete anche riutilizzare la stessa. Andate ad avvitare senza ammazzarla, ma comunque chiudete seriamente. Ne bloccate lo svitamento con la nostra clippettina e poi riposizionate la copertura in gomma esterna. Noi vi consigliamo sulla copertura in gomma esterna di riempirla di grasso all'interno perché aiuta a mantenere ingrassato tutto il discorso mentre è in mezzo. Ovviamente, intanto che fate tutto ciò, è molto importante che voi puliate dall'ossidazione i vari bulloni che nel nostro caso hanno ben 11 anni. Quindi vi ricordiamo questa cuffietta in silicone, acquistabile nella nostra squadra corse per tutti i modelli Outlander, Can-Am Renegade, semplicemente spettacolare. E vi abbiamo svelato che cosa voglia dire andare in giro con un 400 che ha la trasmissione di un 1000, praticamente 11 anni, ed è ancora tutto nuovo, ragazzi. Non so se lo vedete, ma minchia. 15.000 km, figa, è perfetto. E via verso i prossimi 11 anni e futuri 15.000 km. A proposito, la cinghia ancora originale. Signori Dalfero, dalla squadra corsequadisti.it, un saluto e spero che questo articolo tecnico per il montaggio della con la sostituzione cuffia Bombardier Outlander 400, 500, 650, 800, 1000, sia stato di vostro gradimento. Ricordatevi la circlip nel momento in cui il vostro sia un Bombardier 400, nel momento in cui sia un Can-Am, sia stato progettato dopo, sia stato costruito dopo il 2007, questa circlip non la trovate, ma trovate una semplice clip, eccola qua, una clip a compressione e quindi per toglierlo basta tirare. Basta tirare il prodotto e si sfila, però con questa C-Clip fate anche 30 anni, non ci sono cazzi e non ci sono ovviamente usure. Signori Bombardier, aeronautica e treni, non è un gioco. Questa è la piccola differenza tra avere un mezzo Bombardier prodotto in Canada e avere lo stesso Can-Am prodotto in Messico. Signori, davvero, quadisti.it. E questa è la differenza. Amate i quad, amate la montagna. Divertitevi, manutenzionatevi e se possibile le quindicenni cubane. Lasciate le sedicenni cubani che siete meno ridicoli. Ciao belli, un salutone da Il Fero Kativik.